Upendo Vibes. Ciao amici di Radio Nostalgia, siamo Jami e Sandra, filmmaker e fotografi professionisti, nonché viaggiatori incalliti. E nel 2017, dopo varie ricerche, abbiamo comprato il nostro van. Jumbo, un Volkswagen T3 tetto alto del 1990. Dopo una breve ristrutturazione, siamo partiti a febbraio 2018 verso nord a caccia dell'aurora boreale. Siamo stati per vari mesi in giro per tutta l'Europa, guidando fino a Capo Nord, e poi scendendo verso sud, sino alla Grecia, visitando ben 24 paesi. Dopo questa splendida avventura in van, abbiamo deciso di girare il mondo zaino in spalla, lavorando da remoto, dalle Ande cilene sino alla punta più a sud della Patagonia argentina, per poi esplorare il sud-est asiatico, dove siamo rimasti bloccati in quarantena durante la pandemia di Covid. E proprio da qua inizia il nostro racconto, da settembre 2020, dove a causa della pandemia globale abbiamo deciso di visitare la nostra splendida Italia, che ancora conoscevamo molto poco. Il tutto a bordo del nostro Jumbo, e siamo qui, per la prima volta in radio, a raccontarvi di questo splendido viaggio, che per puro caso è partito da un posto che molti di voi all'ascolto conoscono bene, proprio alle spalle della sede di Radio Nostalgia. Stiamo parlando delle Alpi Apuane. Radio Nostalgia presenta Upendo Vibes. Upendo Vibes. Quel giorno siamo partiti per andare in uno dei nostri spot preferiti a meno di 50 minuti da Spezia, dove abitiamo. Era una bellissima giornata autunnale, quella che spesso a noi gente di mare ci fa dimenticare che sia finita l'estate. Infatti non vedevamo l'ora di arrivare sino in cima al Campo Cecina per vedere il tramonto dietro la rinomata Porto Venere. Arrivati lassù, sembrava di essere al cinema a guardare la fine di un film di Wes Anderson. I colori erano perfetti, rosso fuoco, le nuvole facevano da cornice al mare e noi ci siamo goduti tutti quegli istanti. E come nei migliori romanzi e nelle migliori storie d'amore, verrebbe da dire e vissero tutti felici e contenti. Ma qui invece inizia il vero racconto. Quella notte abbiamo avuto davvero paura. Il vento si era alzato fortissimo e il nostro piccolo ma alto van continuava a sballottare a destra e a sinistra, così che alla fine ci siamo spostati dalla vista a strapiombo e ci siamo messi lungo una parete dove tirava molto meno vento. Abbiamo dormito non benissimo, ma alla fine non ci possiamo lamentare. Il mattino era l'esatto opposto di un romanzo di Wes Anderson, sembrava più l'inizio di un film drammatico. C'era una nebbia fittissima e un vento fortissimo che arrivava dal mare. Le nuvole erano più basse di noi e non riuscivamo a vedere l'orizzonte. Così dopo colazione abbiamo deciso di partire sperando che la pioggia diminuisse un po'. Ci aspettava una strada bianca in tutti i sensi, perché non era asfaltata ed era piena di buche e sassi come le peggiori strade di montagna. E poi era bianca perché la maggior parte dei sassi erano pezzi di scarto di marmo. Infatti da dove abbiamo dormito si vedono benissimo tutte le cave di Carrara, ma non quella mattina, buia e tempestosa. Finalmente iniziamo a scendere e a vedere il mare, ma purtroppo quella bella sensazione di estate autunnale, anzi di quel 74 di agosto come spesso ci capita di dire, era finita. L'autunno era arrivato e così abbiamo deciso di andare più a sud sperando di scrollarci di dosso la pioggia. Il bello di vivere o semplicemente viaggiare in van o camper è proprio che puoi crearti il tuo nuovo giardino dove vuoi. Per noi l'unica cosa importante è la connessione internet per poter permetterci di lavorare, fare call e inviare materiale e contenuti ai clienti e alle aziende. Quindi partiamo alla volta di San Miniato. Ma questa storia ve la raccontiamo settimana prossima. Segui in contemporanea le nostre avventure su tutte le piattaforme di Radio Nostalgia e seguici su Instagram e su YouTube digitando Upendo Vibes. Ogni giovedì alle 16:30 qui su Radio Nostalgia.